Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Magic Duels Origins con la campagna di Nissa Reven. Lo scorso giro abbiamo sconfitto il Torbido e ora ci avvicineremo ancora di più probabilmente al nemico boss finale. Il tuo viaggio tra le montagne si fa più difficile a ogni passo. Nei pressi di una vetta imponente l'oscurità cresce fino a diventare quasi tangibile. La terra ti comunica che qui giace la fonte della forza maligna. Tenti di avvicinarti, ma all'improvviso la tua mente viene sopraffatta da visioni soprannaturali, scusate, di un antico orrore. Oh santi numi. La visione ti mostra l'attacco di strane creature, sopravvivi al loro assalto per scoprire l'origine della corruzione. Emrakul, il colosso Eldrazi. Come faccio a sopravvivere a uno che ha... Cioè, devo stare solo in difensiva alla fin fine. Da quanto ho capito. Cervo delle radure al pascolo, non c'era prima. Ogni qualvolta una terra entra sotto il campo di battaglia, puoi guadagnare 2 punti vita. Ottimo. Questo è sempre il prescelto di Nissa. Muggito primitivo. Una creatura bersaglio prende più uno fino alla fine del turno per ogni foresta che controlli. No, mi piace questa mano. Anche perché ho delle creature abbastanza giocabili in fretta. Tipo il prescelto e le radure. Le creature. Cervo delle radure al pascolo. Le radure al pascolo. Questa montagna non l'avevo vista. Bella. A me mi pare di non averla mai vista. Poi magari l'ho anche giocata. Andiamo col prescelto di Nissa. Credo che dovrò puntare molto sul cervo delle radure al pascolo. Perché se devo cercare di sopravvivere avrò bisogno di molti punti vita. Perché 100 di vita a lui vuol dire che è praticamente impossibile che io possa fare qualcosa. Allora, gioco lui in modo da poter sfruttare più il pellegrinaggio di Nissa con già un cervo là in mezzo. Ah, mi dice di attaccare, ma non so quanto sia utile. Nel senso, se... Ah, 28, non è che campi molto, eh. Ha tanta di quella vita che metà basta. All'inizio del suo mantenimento puoi mettere sul campo di battaglia una piedina creatura, progenie Eldrazi, 0-1 in colore. A sacrifica questa creatura aggiungi 1 alla tua riserva di mana. Quindi può avere un fracco di mana. Per giocare roba tosta, questo non ci piace. Pellegrinaggio... Allora, noi giochiamo questo, vediamo se posso giocare un pellegrinaggio... Perché... Ah, perché mi ha fatto guadagnare la vita, effettivamente. Posso giocare il pellegrinaggio di Nissa e quello? No. Quindi io quasi quasi giocherei prima il cervo delle radure al pascolo. Potevo giocare prima questo che il mana. Stupido. Gioco questo, l'altro lo gioco al turno dopo, così mi dà più vita. Continua. Io attaccherei con tutto. A meno che lui non abbia degli istantanei. Speriamo di no. No, questo lo voglio... Ma questo solo fino alla fine del turno? Sì. No, preferisco quando avrò più terre. Devo avere molte terre in questa partita. Gioca una progenie Eldrazi. Incubatrice di Emrakul. Quando l'incubatrice di Emrakul entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia 3 pedine progenie Eldrazi. Non è male questa, eh. 3-3 per ora è più forte di qualsiasi cosa che io abbia. Allora, 24 e 26. Ok. Ora, io userei il pellegrinaggio di Nissa. Vado a prendere una foresta. Una foresta, conferma. Una la mette giù, quindi prendo altri punti vita. 28. 30. Ok, non posso giocarne altre perché una l'ho già giocata. E continuo.
Sto giro non attacco, non vado ad attaccare perché... Oh sì. Credo che lui potrebbe sacrificare la progenie del Drazi per bloccarmi. Proverei ad attaccare con questo, per scelta di Nissa. Ma se lui usa quello mi muore a caso. No, salto l'attacco. Non mi conviene, poi non posso sacrificare i cervi delle radure al pascolo. Ha messo un'altra progenie del Drazi. Che tra l'altro come sono queste progenie del Drazi? Ah, sono tipo degli esseri brutti, insettiformi. Ma molto brutti comunque, quella è la cosa principale, più importante. Attacca con lui? Probabilmente no, perché... Infatti ce lo perderebbe. Ah, e ne gioco un'altra incubatrice di Emrakul. E si riempie così di progenie del Drazi... Ammuzzo. Allora, rischia di diventare una partita molto lunga, perché noi guadagniamo molta vita e lui ha molta vita e gioca un'infinità di creature. Andiamo con il prescelto di Nissa. A meno che appunto io non peschi il... Non il rinoceronte, quello che faceva le stregonerie di prima. Cioè di prima, io dico prima, ma è dello scorso video. Per il fatto che avere una creatura contravolgere salterebbe tutto questo ostacolo qua. In più se fosse il rinoceronte, quello vorrebbe dire finire in pochi turni il nostro caro amico. Anche perché come creature d'attacco ora come ora ne ha solo due. Che sono due che infliggono 3 di danno. Che con un po' di sforzo potrei anche uccidere. Cioè, avendo delle creature un po' più forti... Gioca altre progenie del Drazi e pesca del mana. Sta scegliendo, attento. Ok. Attacca o no? Sì. Attacca con tutte e due. Santi nomi. Allora, io salto il blocco. Tanto sono comunque molto sopra rispetto alla vita normale. E se mi tengo i cervi delle radure al pascolo potrei guadagnare 4 punti a turno. Sì. Ah, ok. Finalmente l'evocatrice di cuore selvaggio. Allora, prima gioco una foresta. Così altri 4 punti vita. Ottimo, poi gioco l'evocatrice di cuore selvaggio. Che sto giro però non può prendere il... Non può utilizzare l'abilità, nonostante credo di averne 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 credo. Il mugito primitivo... Sì, 9 foreste, me lo dice qua. Una creatura prende più uno fino alla fine del turno, però ogni... quella potrei utilizzarla su una creatura già buffata. Nel senso, se io utilizzassi questa dando un più 5 col travolgere, per esempio al prescelto di Nissa, e qui gli mettessi anche questa... Oddio... 15... Cioè lui ha una creatura da 15. Oh santi nomi, quella roba là è una roba enorme. E se viene messo nel cimitero tra l'altro... Oh santi nomi! È la roba più mostruosa del mondo. Ah, ho vinto. Ok. Hai visto troppo, l'immenso potere di un'entità ibernata nel cuore della terra rischia di farti perdere la ragione. Ci
cioè le prendono fuoco gli occhi. Urli aggrappandoti disperatamente alla tua sanità mentale, intorno a te la montagna, l'orrore radicato al suo interno di Zendikar stanno iniziando a dissolversi. Stesso iniziano a dissolversi. Oh santi nomi. Beh, non so se lanciare. Sì, lanciamoci anche nel prossimo, dai. 10 minuti. Il tuo primo viaggio tra i pianeti conduce sullo Lorwyn. Non riesci a scacciare dalla tua mente l'immagine dell'orrore nella montagna. Incontri un elfa di nome Dwinen e scopri che la sua terra è in pericolo. Ispirata a contribuire alla difesa dei tuoi cugini elfici, ti unisci a loro in una caccia. Ok, vediamo, cerchiamo di finirla in fretta. Tribù di Boggart. La calca di scudati, lol. Sì, no, mi piace questa mano. Mantieni mano. Cinque più terra, metti il 4 segnalini più 1 più 1. Quindi la calca di scudati, 5 più terra. Dobbiamo arrivare ad avere tante terre, anche perché ci serviranno per l'evocatrice di cuore selvaggio, per il rinoceronte alla carica, eccetera, eccetera. Chi è questo? Saltatore. Sacrifica un goblin di saltatore, prende più 2 fino alla fine del turno. Ok, non è tanto grave, a meno che non ci sia una creatura che si sacrifica per lui. E comunque dura per un turno, quindi non è troppo grave. Allora, salto l'attacco, perché questa può diventare molto più forte, la calca di scudati. Non posso permettermi di perderla adesso. Devo reggere fino in late game. In late game dovrei non avere nessun problema, sia per conto di questo, sia per conto di questo, che per conto di questo. Allora, giochiamo la terra, non ho un kite. Posso usare il pellegrinaggio di Nyssa, effettivamente. Così gioco un'altra foresta e ne prendo un'altra in mano. Allora, 1, 2, vai. Salto l'attacco, così siamo già a 4. Il prossimo giro della calca di scudati dovrebbe avere già la possibilità di prendere il bonus. Non lo sacrifico per bloccare, salto il blocco. Per un goblin saltatore. Tra l'altro guarda come è diventata molto più aggro. Che bello che è, ti odoro di bottone fangoso. Ah, oddio, questo lo sacrifica per lui. E in più infligge 3 danni a una creatura bersaglio o a un giocatore. Ora come ora credo che lo giocherebbe contro la calca di scudati. Però ora la mia calca di scudati diventa un 5-5, no? Non dovrei mettere... boh. Vabbè, evocatrice di cuore selvaggio andiamo adesso. Non dovrebbe avere il bonus. Ah no, all'inizio del mantenimento, io l'ho messo dopo, quindi non lo conto. Salto l'attacco. Ora ho paura che me li uccida. Aia, però potrebbe uccidermi questo, che sarebbe molto più grave. Ah no, sacrificherà questo per giocare a lui. Una creatura bersaglio prende -5/-5 fino alla fine del turno. Oh santi nomi, perché... Porca pupazza. Sono nei guai fino al collo. Sono nei guai fino al collo. Ho un rinoceronte alla carica, ma non c'ha un cribbio se non è buffato. Cioè, ok, è un 4-4, che non è niente male. Però avrei potuto avere molto di più, e invece restiamo così fregati. Porca di una miseria, sti... come si chiamano sti tizi? Sta tribù di Boggart. Di Humphrey Bogart. Taglialegna Bogart. Oddio, non li posso bloccare. Ma vaffanbro, questo non è un Silvanto, povero. Che gente insulsa. Un altro saltatore, basta. Devo per forza girare in offensiva.
perché altrimenti qua non facciamo un Kaiser. Allora, gioco questa come ti piace a te, cioè quella che piace di più. Intanto non mi servono più un Kaiser, devo attaccare. Ora lui non bloccherà con niente probabilmente. Infatti. In modo da potermene infliggere 5 il prossimo giro. No, 4 il prossimo giro. Però il fatto che se lo tengo in difensiva e lui non attacca è un casino. No, 4 danni mi infligge. Bien, bien per lui. Se per caso dove... non mi piace come sta volgendo. Ho bisogno di creature, non più di mana. Ho troppo mana. Ah, una creatura prende più uno per ogni foresta che controlli. E la darò a lui. Un 12-12, attacco col 12-12. Almeno lo porto a 4. Ah, lol. Lo sacrifica. Beh, lol fino a un certo punto, perché adesso siamo nei guai ancora più di prima. Ah. Siamo un pelo dalla sconfitta più atroce del mondo. Se almeno ci venisse un'altra di quelle incantatrici evocatrici di cuore selvaggio. Altri 4 danni, arriviamo a 5. E sacrifica quello in modo da... 7. Arriviamo a 2. Arriviamo a 2. 4, 5, 6. Chi è questo? Balot Schiantaboschi. Sì. Ecco perché mi diceva di giocarlo prima della foresta. Fortuna che l'ho letto, perché... Ah, ma tanto non posso toccare con lui. Vabbè. Almeno potrò bloccare uno dei due là. E il prossimo giro posso usare la foresta. Ah! Sapete cosa vuol dire questo? Che siamo nei guai. Questo cos'ha? Qualche... Ma perché non posso... Ah no, non posso bloccarlo, Cribbio, perché ho le foreste. Mannaggia la miseria. Vabbè, oh, è andata così. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!